Diesel Eni HVO su un camper con meccanica Fiat Ducato del 1988. Quali sono i punti interessanti? Praticamente questo diesel è un diesel completamente vegetale, viene prodotto a partire da oli esausti e quant'altro, ma è diverso rispetto al biodiesel che conoscevamo fino ad oggi, perché non viene fatta la trasferificazione, che è la reazione chimica che veniva fatta finora. Praticamente un trigliceride, una specie di molecola che ha una glicerina e tre esteri, che veniva spezzata e ci veniva attaccato un metanolo. Beh, in questo caso prima, scusate, non sono addetto ai lavori, lo faccio per divertimento, prima la molecola viene semplificata in qualche maniera, vengono tolti i doppi legami tra i carboni. Questa si chiama idrogenazione, si fa tipo per la margarina, una cosa simile. Bene, questa cosa qui permette di produrre un gasolio che intanto l'odore è completamente diverso. Altra cosa interessante, numero di cetano di 70. Il numero di cetano è l'equivalente dell'ottano nella benzina. Nell'ottano della benzina la molecola ha 8 atomi di carbonio. La regola è quindi 8 atomi di carbonio, il numero di idrogeni è 8 per 2 più 2, quindi 16, 18, in realtà isottano perché è compattata. Nel caso del gasolio è il cetano, appunto, che ne ha 16 molecole di carbonio. Bene, in questo caso qui il normale cetano misura la capacità, a differenza dell'ottano, di prendere fuoco bene, invece l'ottano di riuscire a non prendere fuoco. Bene, nel motore a gasolio il problema appunto è che abbiamo bisogno di un alto cetano perché si accende male. Qui si passa dai 45-50 del gasolio normale a 70, wow! Riduzione della CO2 dell'88% perché è di origine vegetale, quindi la CO2 emessa è quella assorbita in vita alla pianta, poi ci sono delle lavorazioni, eccetera. Insomma, dovrebbe essere tutto fantastico. Inoltre, fino al 31 dicembre, in promozione 10 centesimi meno al litro. Quindi sarebbe veramente una cosa interessante. Ho deciso quindi di provarlo. Ero in riserva, mi sono fermato, ho fatto un bel pieno, ho messo su e ho detto vediamo un po' come va questo motore. Ho fatto per ora soltanto una trentina di chilometri, ma il mio Ducatino direi che l'ha vissuto abbastanza bene. Morbido, rotondo, apparentemente più silenzioso, mi sembra, come hanno dichiarato, anche minori particolati, minor fumo allo scarico, però ovviamente non è un test scientifico, sono le impressioni alla guida, ma soprattutto ero curioso perché il Ducato Eni, o meglio, ha rilasciato i veicoli che lo possono fare. Non ci sono i veicoli vecchi, quindi io mi domandavo, ma un vecchio Ducato lo può fare o no? Mi sono assunto questo rischio e sto provando. Beh, direi che mi sembra molto interessante, vi aggiornerò nei prossimi giorni, però il motore gira pulitissimo, rotondo, forse appunto un pelino meno aggressivo al pedale, ma non so se è un effetto placebo, e va benissimo direi, quindi vediamo un po' se non spacco tutto nei prossimi giorni, spero proprio di no. Detto questo però mi sembra davvero interessante, costa meno, è più ecologico, perché no, mi sembra davvero interessante. È bella, andatevela a cercare, idrogenazione si chiama la reazione che viene fatta prima della trasferificazione. È così che è diverso rispetto al biodiesel che abbiamo sempre conosciuto. Ah, ultima nota, alla pompa ha un odore completamente diverso rispetto al gasolio, mi ricordava quello del biodiesel. E anche allo scarico, annusando lo scarico l'odore sembra molto più simile a quello del biodiesel che al gasolio sempre conosciuto. Ciao!